Questa è Auto 3.0. Vi raccontiamo l'universo dell'automobile da un'altra prospettiva, dal punto di vista economico, sociale e manageriale. Qui con noi, come sempre, ospite fisso Roberto Boccafogli, giornalista esperto del settore automotive. Buonasera. Ciao Ilaria, Roberto. ciao, buonasera a tutti. E questa sera con noi Nicola Barozzi, Country Manager Italia di Auto Anco, l'importante realtà di monitoraggio europea nel campo delle autovetture usate. Ed è proprio questo il tema della nostra puntata. Buonasera. Nicola. Un mercato davvero altalenante quello delle autovetture usate, un po' in ripresa, poi c'è subito dopo un calo. Chi meglio di te ci può dare un quadro generale di questa situazione? Sì, il mercato non vive i suoi momenti migliori e noi abbiamo una visibilità che è legata al fatto che Auto Uncle raccoglie tutti gli annunci presenti sui portali web italiani ed europei. Siamo presenti in 9 nazioni e monitoriamo in Europa circa 6 milioni di veicoli, di cui 800.000 italiani. Ecco, parliamo soprattutto della realtà italiana. Com'è il mercato adesso delle autovetture usate? Il mercato è in difficoltà, la congiuntura economica che ha colpito in modo pesante il mercato del nuovo ha avuto comunque i suoi riflessi anche sull'usato. In un primo tempo è andato in controtendenza perché c'era un rifugio da parte delle persone verso l'usato. In questo momento in cui il nuovo sta iniziando a riprendere, l'usato invece comincia a perdere qualche colpo. Io però vorrei anche chiedere, visto che abbiamo un esperto di usato, è veramente il caso di andare a chiedere anche il perché di certe distorsioni. Delle cose curiose, diciamo così, che abbiamo trovato noi avendo questa enorme mole di dati sull'usato italiano è che ci sono differenze per la stessa marca, stesso modello, su base geografica. Quindi un'auto usata con una certa percorrenza di un certo anno ha un prezzo a Milano ed ha un prezzo differente ad esempio a Bari. Perché ci sono queste differenze? Non credo di essere la persona giusta per poter dare questo tipo di risposte, magari una persona con la sua esperienza può invece evidenziare meglio quali sono c'è le motivazioni. Però mi sembra di capire anche un discorso di tendenza, cioè la tendenza è molto importante nel campo dell'auto nuova, forse sta iniziando a esserlo anche nel campo dell'auto usata. Sì, probabilmente sì. Allora, un dato anche che lo segnaliamo, una ripresa del mercato dell'usato nel mese di agosto, quindi abbastanza recente, del 5,7%, risultato positivo, ma naturalmente si riferisce a un settore con ricavi inferiori rispetto al mercato delle auto nuove. Perché ci si rifugia nel mercato dell'usato? Ci si rifugia nel mercato dell'usato perché non ci sono i soldi, oppure i soldi ci sono, ma non c'è la tranquillità di poter investire una somma considerevole in un bene nuovo e quindi ci si accontenta di scegliere un succedaneo, quindi un bene usato che possa fare da ponte verso momenti migliori, momenti economicamente più belli. Ecco Roberto, in questo universo, la scelta di vetture usate, naturalmente bisogna fare attenzione a una serie di particolari e una realtà come quella di Auto Uncle davvero è in grado di aiutare il fruitore, l'ipotetico acquirente, in una scelta precisa e meticolosa senza incappare in fregature sostanzialmente. Esatto, diciamo che Auto Uncle cerca di aiutare la persona che cerca l'usato a districarsi nella giungla di offerte. Quindi raggruppa tutte le offerte disponibili sul web italiano e fornisce un criterio di valutazione del prezzo, e da qui il nome Auto Uncle, Uncle in inglese significa zio, quindi siamo lo zio saggio che cerca di aiutare chi cerca l'usato. I consigli dello zio. Esatto, i consigli dello zio. Quindi facciamo quello che farebbe lo zio, confrontiamo auto simili tra di loro ed evidenziamo quali sono più interessanti dal punto di vista economico. Beh, ricordiamo anche, se posso, che siamo in una situazione tecnico-tecnologica particolarmente favorevole al discorso dell'usato, perché se soltanto 20 anni fa acquistare una vettura di 50.000 chilometri di uso voleva dire una cosa, oggi significa in molti casi, anche a seconda della qualità di partenza dell'automezzo da nuovo, acquistare una vettura praticamente nuova. Quindi se voi siete in grado di parametrare anche situazioni oggettive, quali lo stato veramente di mantenimento della vettura, a questo punto uno può anche orientarsi su una vettura usata sapendo in realtà di comprare una vettura quasi nuova, chiamiamola così. Certo, ed è esattamente questo. Il chilometraggio ha ancora un'influenza determinante sul valore dell'usato,
diciamo che è sicuramente la cosa più importante seguita dall'anno di immatricolazione e poi via via a scendere dagli optional che sono installati sul veicolo. E quindi ha il peso maggiore, diciamo così, nel valore di mercato del veicolo usato. Comunque tante altre caratteristiche vengono prese in considerazione, come ad esempio che il fatto che il veicolo abbia il bollo pagato piuttosto che sia appena stato tagliandato o che sia da tagliandare o appena gommato da gommare. Quindi andiamo a leggere il testo descrittivo dell'annuncio e utilizziamo le informazioni fornite dal venditore per aiutare appunto l'acquirente. Chiedo subito a Nicola, quanto il web, abbiamo parlato di web anche prima della pubblicità, può influenzare, può servire come stimolo alla vendita dell'usato? Ormai il web è diventato fondamentale, ci sono dei dati che dicono che prima dell'avvento del web chi doveva acquistare un'auto usata frequentava un minimo di 6 saloni prima di scegliere, quindi di 6 concessionarie, oggi quel numero si è ridotto a 1,6. Si calcola che prima di recarsi in concessionaria le persone trascorrono sul web dalle 12 alle 15 ore cercando, confrontando, valutando per scegliere l'auto prima quindi di arrivare in concessionaria. Quindi questo ha cambiato in modo incredibile il mondo dell'usato. Roberto, è come il web sta cambiando tutto, scusami se ti interrompo. Certo, cioè, certo. Il web sta rispondendo a una domanda. Noi per comprare un'auto usata e spendere magari 10, 15, 18 mila euro, ci chiediamo come faccio a comprarla se non vedo la faccia di chi me la vende, come faccio a capire se mi posso fidare. È ovvio che chi riuscirà prima o poi a dare uno strumento assolutamente credibile, assolutamente accettabile per far sì di valutare un'offerta sul web in modo veramente compiuto, avrà fatto bingo e avrà aiutato quindi la possibilità di acquistare sul web senza magari vedere fisicamente non solo la macchina e non solo il suo venditore, ma senza nemmeno appunto assaporare, ecco, tutta la situazione legata a questa questo macchina. Questo aspetto è un aspetto importantissimo. Oggi ancora le concessionarie e soprattutto le case produttrici investono moltissimo nei saloni, quindi hanno sedi che sono spettacolari con pavimenti di marmo bianco e spendono molto meno in quella che è la loro presenza sul web. Questo è un fattore che deve cambiare rapidamente perché ormai, appunto, come dicevo, le persone in qualsiasi ambito, non solo nell'ambito dell'auto, si informano sul web prima di arrivare a concretizzare, diciamo così, l'acquisto. E quindi devono puntare ad avere dei siti web, o quindi una presenza sul web che sia almeno di qualità, almeno identica, uguale, diciamo, a quella che hanno. Un tema abbastanza spinoso riguardante il mercato delle auto usate, il tema fiscale, che soprattutto in Italia è una componente davvero importante. È una delle componenti più importanti ed è uno dei fattori che gravano maggiormente sulla dinamicità del mercato dell'usato. L'imposizione fiscale non ha uguali in Europa, l'imposizione fiscale nel passaggio di proprietà di veicoli usati. Parliamo di cifre che, tolti i costi, diciamo così, delle singole operazioni e lasciando la parte che appunto è fiscale, quindi che sono tasse, ha un peso su un piccolo veicolo usato, magari che vale qualche migliaia di euro, che va dai 200 euro e può arrivare anche oltre i 1000, in base alla cilindrata del veicolo. Uno dei fattori di questa imposizione fiscale è il fatto che i veicoli di grossa cilindrata recenti sono sostanzialmente spariti dal mercato italiano. Questa è una perdita anche di valore, diciamo così, affettivo, perché alcune auto di grossa cilindrata non hanno solamente un valore economico, ma hanno anche un'immagine, un valore appunto affettivo che è importante. Di tradizione. Di tradizione. Noi siamo presenti in 9 paesi europei ed è curioso vedere come c'è un traffico verso l'Italia di visitatori web che cercano veicoli di grossa cilindrata, proprio perché in Italia subiscono un deprezzamento dovuto al fatto che non si sono ridotti in modo considerevole i passaggi di proprietà, visti i costi di questi passaggi di proprietà, e quindi questi veicoli in gran parte vanno all'estero, quindi tanti acquirenti esteri visitano il sito di AutoAncol italiano per cercare prodotto di questo tipo. Un dato che magari lei ci può fornire, qual è il mercato più florido dal punto di vista dell'auto usata in Europa, dato che voi monitorate davvero tanti paesi europei? La Germania è un traino anche nel mercato dell'usato, non solo in altri settori economici, ed è fornitore di usato praticamente per tutto il resto d'Europa. Quindi le auto ovviamente di marchio tedesco si comprano usate con migliore qualità
a prezzo interessante in Germania, e quindi tantissimi italiani acquistano sia le semestrali che auto che magari hanno 2 o 3 anni di vita, come tantissimi polacchi, come praticamente, ripeto, tutti i paesi europei vanno ad acquistare usato in Germania. A questo punto, Nicola, per tirare un po' le somme del nostro discorso, quali sono le prospettive del mercato dell'usato in Italia? Io credo che dobbiamo investire molto sul web, perché è la piattaforma che ha una prospettiva migliore, e quindi che l'utilizzo del web anche per l'auto sia la strada da seguire. Riduce il tempo, i consumi anche, e dà una visibilità maggiore alla... Esatto. E allora non ci resta che aspettare il prossimo futuro. Intanto a me non resta che darvi appuntamento alla prossima settimana. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie come sempre a Roberto Boccafogli. Grazie, buonasera. Grazie anche a Nicola Barozzi per essere stato Grazie. Qui con noi. E vi ricordo l'appuntamento con Auto 3.0 ogni lunedì sera alle 22, sempre qui su Rete Economy, canale 816 di Sky. E potete seguirci anche in streaming o on demand sul nostro sito reteconomy.it. E vi ricordo i nostri social network, Facebook e Twitter. Il nostro hashtag è Rete Economy. Grazie a tutti e buonasera. Bye bye. Buonasera.